ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di oggi segnalandovi la 41esima edizione di Orto Giardino, Salone della Floricoltura, Orticoltura, Vivaismo e Arredo Esterno, in programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13 marzo. Potrete trovare piante da giardino, da appartamento, ornamentali e tropicali, i fiori più colorati e ricercati, arredo e decoro dei terrazzi e delle pareti vegetali. Tante idee per un giardino ogni giorno più bello e più ricco. Una appuntamento immancabile per tutti gli appassionati del verde. Nel 1946 Ho Chi Minh venne eletto presidente del Vietnam del Nord. È stato un rivoluzionario politico e patriota, primo ministro del paese dal 1945 al 1955, fondatore nel 1941 del movimento Viet Minh, Lega per l'indipendenza del Vietnam. Traghettò appunto il paese verso l'indipendenza, riconosciuta successivamente alla conferenza di Ginevra, ma venne diviso in due parti, sud e nord, più comunista e almeno inizialmente filosovietico. Guidò il Vietnam del Nord durante la guerra fino al 1969, anno della sua morte. Il miglior specchio è un vecchio amico, George Herbert. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere Villa Angarano Bianchi Michiel. È una dimora palladiana inserita nell'UNESCO, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, dal 1996. A pochi chilometri dal centro di Bassano del Grappa è immersa in un paesaggio di grande suggestione tra vigneti, le colline di Sant'Eusebio, il fiume Brenta e il massiccio del Monte Grappa. Il piano terra è adornato da capitelli tuscanici. In primo piano presenta capitelli ionici, mentre al secondo piano vi sono quelli più barocchi. La parte centrale della facciata culmina in un frontone con spioventi più una statua centrale su un piedistallo. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.